Presso la scuola edile del Molise di Campobasso si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto Trasformazione, un percorso sulla rigenerazione urbana e le trasformazioni future nel comparto delle costruzioni. Progetto che la scuola edile, il consiglio d'amministrazione della scuola edile ha messo in campo per parlare di rigenerazione urbana e particolarmente di quello che serve per fare questa trasformazione e rigenerazione urbana, in modo particolare nelle aree interne, nei borghi, e quindi la formazione necessaria e adeguata per eseguire questo tipo di lavoro. Fondamentale in questo percorso la formazione di una manodopera qualificata. Serve manodopera nell'edilizia come serve nelle altre categorie. Più che altro trasformazione vuole anche focalizzare l'attenzione all'importanza della bilateralità di settore, delle parti sociali delle edili che fanno riferimento ad ANCE, ACEM Molise, FNEAL, FILC e FILLEA, i sindacati dell'edilizia confederali. Sostanzialmente per dare una percezione di utilità di questi enti e non solo sempre una percezione vista come un appesantimento del settore. Il vicepresidente della Cassa Edile, Amicucci Iannone, si sofferma sull'importanza della manodopera. Della necessità di coniugare la transizione che l'edilizia sta avendo con la situazione drammatica, ovvero sia di lavoro in edilizia ce n'è tanto, richiede tantissime professionalità, non più il vecchio lavoro sporco e insicuro di un tempo, e di manodopera se ne trova molto poca, e quella che si trova spesso e volentieri sono solo immigrati.